Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e oggi vorrei parlarvi di sonno e di veglia. Non in un video talmente noioso da addormentarvi, o almeno spero di no. Il ciclo sonno-veglia è regolato dalla luce dell'ambiente, principalmente dall'esistenza o meno della radiazione luminosa blu, che è quella che influisce maggiormente su questa questione. Il nostro ciclo sonno-veglia è regolato dal nostro corpo in una funzione che si chiama ritmo circadiano, dal latino circa diem, ossia intorno al giorno. Questo avviene tramite la ghiandola pineale e la produzione di melatonina, ma non sono qui per fornirvi informazioni mediche, quindi se avete problemi con il vostro sonno vi consiglio di rivolgervi assolutamente ad un medico. Il massimo consiglio che posso darvi io è quello di abbracciare un pupazzo di peluche per dormire, ma non credo che serva moltissimo, per cui tralasciamo e parliamo invece di quello che è il sonno e la veglia, in particolar modo di quelli che sono i device che portano a disturbare il sonno per via della luce blu. Lo facciamo in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Il fatto che il ciclo sonno-veglia sia regolato dalla presenza o meno di luce è un problema, ed è un problema non indifferente, perché viviamo in un mondo tecnologico in cui abbiamo non solo una abbondante risorsa di illuminazione artificiale, ma abbiamo anche abbondantissime risorse di produzione di radiazione luminosa blu, che è quella a cui reagisce maggiormente il nostro corpo nella gestione del ciclo sonno-veglia. Naturalmente la luce del sole, che in questo momento sta illuminando tutto quanto, comprende anche la luce blu, come ci insegna il nostro buon vecchio arcobaleno. Ma tantissime risorse di luce artificiale sono in grado di produrre anche quella radiazione luminosa, e questo rappresenta un problema. Seppur vero che abbiamo ancora modo di gestire l'illuminazione ambientale, evitando magari di avere camere da letto illuminate come se fossero dei palchi di un concerto con centinaia di fari, il problema che abbiamo è, di nuovo, quello della radiazione luminosa blu. La luce blu è emessa da moltissime cose, da moltissime sorgenti di luce artificiale, soprattutto le ultime a LED a luce bianca, ma anche da moltissimi device come gli schermi di televisori o gli schermi di monitor di computer, gli schermi di tablet e smartphone, che sono uno strumento che non solo emette moltissima luce blu, ma nel caso degli ultimi due, tablet e smartphone soprattutto, rappresentano anche una importante distrazione con la approssimarsi dell'orario in cui andare a dormire, perché soprattutto lo smartphone, oltre allo schermo che ci porta questa luce blu, crea anche quella frenesia di andare a controllare le notifiche. Magari in piena notte ci si sveglia con il bisogno di controllare subito le notifiche, questo peggiora il proprio ciclo del sonno, indubbiamente. In più, l'illuminazione dello schermo favorisce ancora di più a far sballare il ritmo circadiano, per cui l'ideale sarebbe quello di fare in modo che, quando ci si avvicina all'orario in cui si va a dormire, ci si tenga lontani da una parte dalle luci blu, dall'altra anche da questa frenesia delle notifiche. Io, per esempio, generalmente vado a dormire intorno alle 23, ed ecco quindi che alle 22 comincio quella che si definisce l'ora bianca, l'ora senza device a luce blu. Quindi a quell'ora saluto un po' tutti quanti gli amici, saluto sui social, stacco il cellulare in maniera tale che le notifiche non mi disturbino, lo lascio in modalità aeroplano per non dover aspettare che si riaccende il giorno dopo, spengo il computer, l'illuminazione della mia camera ha dei LED RGB e, mentre sono sveglio nell'ultima ora, la metto di colore rosso, che tende anche quello a favorire il sonno. Non tolgo tutti i device, lo ammetto, un device mi rimane in mano, ma mi rimane in mano perché è un device che non emette luce blu. Infatti la mia ultima ora, prima di andare a dormire, la dedico alla lettura di un buon libro, con un ebook reader che ha lo schermo e-paper, quindi non retroilluminato, ho bisogno dell'illuminazione dell'abat-jour
Tour con una piccola lampadina non molto forte a luce calda, quindi a luce gialla, e questo mi aiuta a arrivare più facilmente al sonno. La sveglia suonerà poi l'indomani mattina intorno alle 4:15. In realtà il più delle volte mi sveglio verso le 4:10 e spengo la sveglia io prima che suoni. E a quel punto approfitterò del principio della luce blu per svegliarmi più facilmente. Quando mi sveglio la mattina utilizzo la luce bianca, perché fuori talvolta è ancora buio alle 4 del mattino. Utilizzo lo schermo del televisore, guardo il telegiornale mentre prendo il caffè in preparazione per l'uscita, in maniera tale da avere quel minimo di illuminazione che mi aiuta a ritrovare il ritmo sonno-veglia. È da più di un anno che faccio questa cosa, rispetto al momento in cui sto girando questo vlog, e direi che questo sistema funziona. Funziona molto bene. Non mi trovo nemmeno pesante il fatto di staccare il cellulare e le notifiche verso le 10 di sera. D'altronde, qualsiasi altra notifica la posso guardare con calma il giorno successivo. Anche se devo ammettere che, al di là della frenesia di andare a controllare le notifiche, per esempio il mio smartphone, che è un Google Pixel 4a, dispone della funzione di eliminazione della luce blu, ha questa retroilluminazione di colore giallognolo fatta apposta per non disturbare. Molti anche televisori, molti smart TV hanno anche questa funzione. I miei occhiali da vista tagliano i riflessi blu, e ormai si stanno diffondendo sempre di più questi occhiali da vista. Anche molti schermi del computer cominciano ad avere anche questa funzionalità, proprio per evitare questo discorso, quindi cominciano a diffondersi sempre di più dei meccanismi per evitare la luce blu durante la fase notturna. Però, come dicevo, per esempio nell'ambito dello smartphone influisce non solo la luce blu, ma anche la frenesia di andare a controllare spesso le notifiche, ed è per questo che io vi chiedo, voi cosa mi dite? Applicate la regola dell'ora bianca prima di andare a dormire, lontani da device a luce blu? Non l'applicate, il telefonino è il vostro orsacchiotto di peluche, dormite abbracciandolo e controllando le notifiche in piena notte? Avete questa abitudine quantomeno di spegnere lo smartphone quando è il momento di andare a dormire o di lasciarlo in modalità aeroplano? Oppure no, lo lasciate silenzioso e poi l'indomani mattina si controlleranno tutte le notifiche? Avete la vostra serie TV da guardare sino all'ultimo momento davanti allo schermone a 55 pollici con tutta questa luce blu, fino a quando vi addormentate meccanicamente in poltrona e dormite tutta la notte in poltrona? Avete altri consigli o altre tecniche che praticate quando è il momento di andare a dormire? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Tra l'altro vi ricordo di seguirmi su Twitter, link del profilo sul doobly-doo e sulla scheda. Su quel social sono molto attivo, mi piace molto interagire con gli altri, fino a quando non è il momento dell'ora bianca mi trovate facilmente in linea. Ma resto appunto curioso di sentire un po' che cosa ne pensate. Bene, come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo al vlog. Se sono riuscito a intrattenervi, o magari ad addormentarvi, visto l'argomento, come sempre pollice in alto e condividete con gli amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre giravoce che contribuisca a tenere lontani gli incubi, quindi migliora anche il sonno. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, se vi piacerebbe che trattassi qualche argomento sul diario di Viaggio on the road, segnalatemelo in un commento. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!